La studentessa fantasma, parte 1. Avete sentito? Non abbiate paura. Buongiorno, umani! Tranquilli, cari studenti, era solo uno scherzo di Halloween. Miss Colette, ovviamente. Vi ricordo che la lezione di decorazioni di Halloween inizia fra poco. Ehi, che forza! Muoviamoci, ragazze! Ogni coppia dovrà fare un costume di Halloween con la carta igienica. Dovrete usare la vostra fantasia, ma niente scherzi. Cosa vi ho appena detto? Ovviamente dobbiamo fare una mummia. Una mummia fatta con della carta igienica? Mi sembra un po' troppo scontato. Dobbiamo essere più originali. Il mostro delle nevi fa molta paura. Io preferisco una mummia dell'antico Egitto. È più esotica e per me è più spaventosa. Mostro. Mummia. Mostro. Mummia. Mostro. Chi sta litigando? È meglio la mia idea. È quello che credi tu. Oh, beh. Il vostro litigio mi fa ricordare una storia misteriosa che è successa al campus molti, molti anni or sono. La storia della studentessa fantasma. Faceva delle decorazioni impressionanti. Voleva sempre essere la migliore. Le sue zucche erano imbattibili, davvero perfette, e poteva fare meraviglie usando un pezzetto di carta e qualche palloncino. Lei lo sapeva. Si sentiva superiore e disprezzava gli altri. Non aveva amici, ma non le interessava perché lei era la migliore. Finché non arrivò il giorno della gara di decorazioni, lei era convinta di vincere con la sua ragnatela inquietante, ma accadde una cosa terribile che non si sarebbe mai aspettata. Il suo zaino con tutto il necessario scomparve misteriosamente. In preda all'ansia cercò di farsi prestare il materiale. Qualcuno può prestarmi un pezzetto di carta, per favore? Mi prestate le forbici? Ma nessuno voleva prestarle le sue cose, perché lei aveva sempre preso in giro tutti quanti. La poverina non ebbe mai più amici e così fu lasciata per sempre da sola. Da allora, la studentessa ritorna al campus nella notte di Halloween ogni anno dall'aldilà per chiedere aiuto a qualcuno per finire la sua spaventosa ragnatela gigante. Miss Colette, mi scusi, ma per quale motivo sta cercando di spaventarci la studentessa fantasma? A me non sembra così spaventosa. No, non fa paura per niente. Mi hai spaventata. Era soltanto uno scherzetto. Tempo scaduto. Ci vediamo al prossimo laboratorio? Quindi è così che funziona? La studentessa fantasma. Mi è appena venuta un'idea. Buono! I palloncini hanno cominciato a scoppiare, ho avuto paura! Ragazze, non l'avete capito? Quello che è appena successo è collegato alla storia che ci ha raccontato Miss Colette! Certo! La studentessa fantasma decorava le zucche e i palloncini come i vostri! E i materiali che sono scomparsi, in effetti, sono gli stessi che servivano a lei per finire la sua ragnatela gigantesca! Io comincio ad avere un po' paura. No, non devi. I fantasmi non esistono. Scommetto che è Miss Colette che cerca di farci uno scherzo. Tu lo pensi davvero? Sì, lo penso e lo dimostrerò. Miss Colette! Abbiamo scoperto il suo piano malvagio. Il mio piano malvagio consiste nel classificare la mia collezione di 500 statuine di porcellana prima delle 6 di stasera. Sono pesanti e voi mi state facendo perdere tempo con le vostre accuse. Lei voleva farci uno scherzo con quella storia della studentessa fantasma. Come se non avessi niente di meglio da fare. Al momento sono troppo occupata. Lo dimostri. Ci dica dove è stata oggi più o meno fra le 10 e le 12. Mi sta dando ordini dalle 8 di stamattina e come ha urlato quando una statuina stava per cadermi. Sta attento!
E voi, ragazze, finito con l'interrogatorio? Andiamo, Narvi, muoviti. Allora chi ci ha fatto lo scherzo? La smetti, per favore? Batti i denti così forte che non riesco a dormire. Cosa c'è che non va, Ella? Ho paura! E se arriva la studentessa fantasma? Sono io. Non riuscivo a dormire. Non ci riesce nemmeno lei, ha troppa paura. Il buio sta calando e vedrai le ombre della notte, scoprirai e sentirai la loro malvagità. Ciao fantasma, sei buono o no? Se ci avviciniamo un po' paura avrò, perché sei qui, dovresti andare. È l'ora della studentessa fantasma. Prima Ella batteva i denti e ora c'è questo rumore. È impossibile dormire. Non posso crederci, non posso crederci! Il fantasma è sotto il mio letto! Il fantasma! Fantasma? Saranno solo degli effetti speciali. Connie ha ragione. Che cos'è quell'ombra? La studentessa fantasma! Il letto tremava! Le cose volavano! C'erano ragnatele! Stavo per farmela addosso! Aspettate! Manca qualcuno! Dov'è Ella? Continua!